Ragazzi, bentornati e ben trovati sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui con Call of Duty World War 2, stiamo avanzando sempre nella campagna, lentamente, piano piano, sempre a fondo. Questa ambientazione mi piace un casino, soprattutto per ciò che riguarda le sparatorie. Nell'episodio precedente abbiamo meno combattuto a livello di armi, ma più a livello di silenzio, postazione, molto più strategico. Naturalmente questo è il video, come se non mettete un pollice in su, un commento se vi piace. Oggi ci andiamo a fare danni collaterali. Riprendiamo la partita e andiamo avanti. Dopo la liberazione di Parigi pensavamo di tornare presto a casa, ma i nostri guai erano appena iniziati. Che meraviglia. Adesso combattiamo in una città, Aquisgrana. Se i crucchi ci tengono tanto, c'è un buon motivo. È la chiave per sfondare il loro fronte occidentale. Davis ci fa avanzare quartiere per quartiere, casa per casa. Per snidarli tutti, dice. Tarnan e Pearson non si parlano da quando siamo arrivati qui. La fatica inizia a farsi sentire. Continua pure, vediamo che succede. Dico solo che dobbiamo... Ancora fagioli e proiettili. Se io ti dico di farlo, è quella la cazzo di missione! Ehi, datevi una mossa! Vi voglio pronti entro il tramonto! Ehi, è arrivata questa. Manco arrivata. Ragazza, ti avevo detto di non frugare tra le mie cose. Come si fa a non aprire una letterina così bella? Soprattutto se pensi che l'abbia mollato. Vedi l'indirizzo? Ha scritto Daniels, non Red. Significa solo una cosa. Mi dispiace, secondo me ti molla. Ehi, forse è come la lettera di Schrödinger. Hai presente? Se non la apri, è ancora la tua ragazza. È vero! Ehi, forse è la lettera di Schrödinger. Basta stronzate! Domani attacchiamo il teatro statale alle 7:30. Questo già c'ha la faccia della paura. Tutti quanti hanno un limite. Tutti quanti. Vero o no, Ezel? Poter credere che mi ami ancora mi darà la forza. Beh certo, mandi una lettera per lasciare mentre stavo in guerra. Vabbè. 1944, Germania, Aquisgrana. Queste scene mi fanno impazzire. Andiamo, Daniels! Preso! Ammazza! Già siamo... Testa! Merda, noi li ammazziamo e quelli continuano ad arrivare! Presto ci strapperanno la piazza! L'artiglieria è in arrivo, dicono 10 minuti al massimo! Non li abbiamo, tenente Turner! Ci servono subito dei carri! I carri ci coprono il fianco! State un po' zitti e fatemi pensare, non cazzo! Non c'è tempo per pensare! Ehi, Daniels! Tu e Aiello con Pearson a chiedere supporto! Forza! Ok, andiamo! Di copertura! Ma perché mi lasciate sempre? Perché mi lasciate sempre con Aiello? Porca miseria! Non riesco a vedere neanche da dove stanno questi. Porca miseria. Aspetta, andiamo di là. Usa il telefono da campo. Oh cavolo. Porca miseria. Aspetta, ci sono. Vai. Chiamiamo i carri. Daniels, il telefono. Ecco, sergente. Dagwood White 27 a V-Lane. Siamo sotto attacco. Serve supporto immediato sulla linea 2, passo! Ricevuto, ma così lasceremo il fianco esposto. Muovete passo. Il culo e venite qui il prima possibile! Agli ordini, arriviamo, passo! E fate presto, quei pack ci fanno a pezzi! Passo e chiudo! Ok ragazzi, ci spostiamo allo Stadttheater, il primo plotone è nei guai! Posizioni nemiche sconosciute, passare a radio e interfono. Radio accesa! Rapson, noi andiamo a destra verso il teatro. A destra, ricevuto Perez. Abrams, Paul, restate qui con il secondo plotone e difendete il fianco fino al ritorno. Ricevuto, affermativo Perez. Massima attenzione e occhio ai nemici alle finestre. Ok Rapson, andiamo. Oh, mi hanno sparato. C'ho un volume altissimo, eh. Dovrei un po' regolare il volume perché mi hanno stonato una orecchia. Vabbè, allora, adesso sembra che non ci sia nessuno. Ehi, raga, vedo movimenti, lato destro. I nostri al teatro sono nella stessa nostra situazione. Appena spaziamo via, i tedeschi ne spuntano fuori altri. Siamo nel loro territorio. È tutta un'altra storia. Se vogliono un massacro, è quello che avranno. Non hanno speranze contro di noi. Loro sono convinti del contrario. Non lo so. Ma di che parlate mentre state dentro al carro armato? Ok. Penso di averli ammazzati, eh.
erano quasi posizionati, ma poi li abbiamo fregati. Ok. Fanteria tedesca, armi leggere. Stanno attaccando Occio, i nostri. Attenzione a dove stanno, perché questi. Ok. Sparo un po' là davanti nel tentativo. Ok. Ok, ok. Ricarico! Aspetta, aspetta, vai. Ok. L'albero non mi serve da là, eh. Dove stanno? Non li vedo. Ok, là là. Ma non dovrebbe cadere tipo. Aspetta, aspetta, vai. Ecco, tipo, infatti era quello che dicevo, non dovrebbe cadere. Con quanti colpi cade una. No, non si stanno. Ok. Ok. Questo è vivo ancora questo. Eri vivo ancora. Aspetta, ok. Qua ce ne stanno altre. Qua ce ne stanno altri, vai. Aspetta. Ok. Penso che non ce ne siano altri, credo. Bravo, ok. Meno male. Non mi piace quella casa. Abbattiamola. Mi sono per par condicio, no, poi dopo si dà a me. Allora, aspetta che stanno in altro. Ma no. Oh, ciao ragazzi. Che fate là dentro? Siamo quasi arrivati. Vai avanti. Ok. Dove stanno? È strano che non ci sia nessuno qua, eh. Troppo strano. Mi puzza sta cosa. Questa è un'imboscata. Non ti vedo. Cattedrale in vista. Siamo quasi arrivati. Aspetta che qua cadiamo, eh. E bam, ok. Perché vai così per. A destra, a destra! Ok, penso che fa una brutta fine, eh. Incendio ai portelloni! Merda! No, no! Oh, porca miseria! Fuori, fuori! Ok, ok. Ho detto io che era un'imboscata. Aspetta, aspetta. Ma che cavolo è che mi stanno attacchiando? Aspetta. No, no. Aspetta, accetti al chiaro. Aia, stai zitto. Perché vai così male? Vai, 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 vai. Ok. Vai. Vai, vai, vai. Ci vedono. Dobbiamo muoverci. Accerchia, accerchia, accerchia. Andiamo dall'altra parte, vai. Porca miseria. Lo becco sul fianco? Forse. Aspetta. Dove c'è? Ok, 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 aspetta, aspetta. Vai, vai, vai. Forse l'ho becchiato. Hai visto? Ok, allora adesso ci sparo. Ok, sempre sul fianco, vero? È meglio. Siamo un bersaglio troppo facile. Vabbè, allora facciamo così, dai, ho capito, dai. Ricarico! La corazza frontale blocca i colpi. Così non resisteremo a lungo. Lo so, io ho capito quello che tu dici, però io non so loro per quanto tempo riusciranno. Non vedo più il nemico, dove si è cacciato? Sta qua, no, sta qua. Ok. L'abbiamo beccato. Ok, possiamo andare. Ma quelli che. No, penso che siano morti tutti. Non voglio essere pessimista. Perdonami. Aggiusto un po'. Che faccio? Vado verso il fuoco? Com'è che dalla finestra non esce nessuno da qua? Carro, carro! Ecco, ecco, te arriva, te arriva, te arriva. Aspetta, aspetta. Porca miseria. Porca miseria, ce ne stanno 60, ce ne stanno. Non di qua, non di qua. Aspetta, aspetta. Ok. Ok. Attenzione, vai, vai, vai. Vai, adesso vai. Vabbè. Lato sinistro. Aia, aia. Mi danneggiano. Colpo non assegno. Aspetta. Vediamo se riesco a beccare. Ma ci sta seguendo? Non mi voglio girare di qua. Ok. Centrato. Vai, 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 vai. Ok, niente. Ok, carro distrutto. Il panzer è ancora qui in giro. Dobbiamo distruggere quell'ultimo carro. Lo so, però sto andando un po' a rilento. Aspetta, aspetta, che posso lo bere. Aspetta. Non credo che sia. Ok. Ai, 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 ai. Così non resisteremo a lungo.
stai zitto, non mi portare male. Aspetta, vai. Ok. Vai, vai, vai. Ottimo, ci tengono sotto tiro. Ok. Mamma mia, ragazzi, ma sto carro armato. Dobbiamo muoverci. Mi sto muovendo, non ci stiamo. Un divano, ragazzi, mi serve un divano per l'allenamento. Ok. Ho beccato il bastardo. Ah, finalmente. Saliamo la da dove è arrivato il Tiger. Il teatro, okay, deve essere la salita. Dagwood White 27 a Villain. Non resisteremo ancora molto. Villain. Aspetta che arrivo. 27. Arriviamo. Siamo rimasti, ciao, solo noi. Stiamo arrivando. Arriviamo. Ho detto arriviamo. Aspetta. Saliamo la collina. Sulla salitella arrivo. Non mi fate trovare. Faccio qualche riparazione. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Oh, questo è ancora vivo. Ma che sei di ferro, ragazzo. Attenzione. Dove va? Destra o sinistra? Destra. Distruggete quei pack che colpiscono il teatro. Aia, aspetta. Scappate, scappate. Avete capito? Ma li togli sta albedo da me. La squadra di Turner è nella me. Mezzo corazzato tedesco! Distruggiamo subito miseria. Vai, vai. Carro nemico distrutto. Ok, uno è andato. Veicoli nemici in arrivo, distruggeteli. Aia. Oh, quello è velocissimo. Vai. Ok. Stanno scappando, addosso. Manca poco. Ok. Aspetta, fammi toccare. Aspetta. Ok. Aspetta. Porca paletta. Ah, meno male se abbiamo tolto di mezzo un attimo. Oh, ma sta cosa non colla, è incredibile. Ok. Lanciatori panzer Shrek davanti. Lo so, ho capito, però c'ho questi davanti che mi stanno dando un tormento. Aspetta. Qualcuno vede altri bersagli? Io sparo, eh. E andiamo. Tutti sistemati. Figata sta cosa, che si passa dal carro armato così. Dagwood White 27, piazza libera, ripeto, piazza libera. Grazie per l'aiuto, signore. Dagwood White, chiudo. Ok, Perez resterà in posizione al teatro per coprirci il fianco. Noi dobbiamo avanzare verso l'hotel Allendorf senza supporto corazzato. Andiamo. Beh, andiamo. Facciamolo. Ok, facciamolo. L'albergo in posa il telefono. Da settimane. Preso okay. Quello, anche la città sarà nostra. Qualche carro armato sarebbe tutto più semplice. Okay. Perez deve avanziamo. Ragazzi, ok. Da soli, soldato. Pensavo che fossi da solo, eh. Già mi stavo cagando. Che ok. Attenzione perché qua questi sembra che occhio alle finestre. Ecco, infatti ho detto attenti io attenti a quei negozi. Quali negozi? Non mi piace, troppo tranquillo. Stiamo allerta. Calma, state al riparo. Ok, chi avanzo io? Te va arriva. Aspetta. Mitragliatrice, via! Avanziamo! Ma non la vedo, non la vedo. Aspetta. Aspetta. Ma dove cavolo sta? Allora, facciamo così. Avanti! Allora. Ok. Ok. Scusami, perdono, ma mi sono fatto guidare un po' dall'euforia. Aspetta, lo so, aspetta un attimo. Ce la farai. Ce la farai, però intanto così. Tieni duro. Ok, allora mi curo un attimo, Tu che c'hai? Soldato. Ok, grazie. Andiamo, vai. Sempre avanti. Proviamo a entrare qua dentro. Imboscata, al riparo. E te va, arriva. Aspetta, aspetta. Aspetta, ok. Che c'è là? C'è qualcosa là? Ok. Ce ne sta qua. Che c'abbiamo qua? Ok. Ok, un confetto che c'è qua dentro. Ah, ok. Ok, questo è buono, eh. Allora, vediamo un po' se riesco a beccare questo qua dentro. Aspetta.
Dai. Questo non muore, no? Ok. Aspetta, voglio beccare un po' di munizioni perché... Di sicuro ecco, non possiamo vai. Tornare in strada. Questo muro sembra debole. Daniels, colpiscilo con il lanciatore. Oh, ti devo dover scambiare. Ok. Vabbè, che ti devo dire? Lanciamo. Che è sto coso? Aspetta, che c'ha Iello qua che Daniels, non ho capito. Apri un barco con il bazooka. E secondo te io che cosa... Ok, allora facciamo così. Vedo movimenti. Truppe nemiche. Fuoco. Ok, allora. Aspetta. Ok, ok. Allora, uno l'ho becchiato, Attenzione. Possibile che ce ne stava solamente uno, non credo. Ok, avanziamo. Ah, ecco qua, infatti, visto. Allora, innanzitutto... Penso che tu sia morto, Okay. Aspetta, aspetta. No, è mo che dice non è... Ok. Attenzione, ragazzi. Cerchiamo di non farci fregare perché qua non so. Ecco i tedeschi. Non ammassiamoci. Ok, ho capito. Ok. Grazie. Andiamo. Ci siamo. L'ultimo baluardo tedesco. Ok, tu che c'hai? Signor sì. Ok. Prendi. Grazie. Mi servono altri colpi. Qui, soldato. Grazie. Ok. Che facciamo? Sembra tutto tranquillo. È la cosa che non mi piace. Daniels, cosa vedi? La morte. Zombie. I nostri hanno finito di bombardare. Ti godi il panorama, soldato? Cosa sì. stai guardando? Contatto visivo con l'albergo. Non vedo truppe sul balcone. Né altrove, se per questo. Devono essere buono. Dentro a rinforzare le difese. E allora è cattivo. Tutto per tutto. Allora riusciremo ad avvicinarci senza troppi problemi. Appena attaccato all'albergo, dovremo prepararci al peggio. Prima occupiamo l'appartamento. Forse i crocchi sono là dentro. Dopo averlo ripulito, avanziamo verso l'albergo. Informazione. Daniels, Schussmann, davanti. Andiamo. Occhi aperti. Quegli appartamenti potremmo trovare parecchi nemici. Io granate e fuggini. Tutti e due gli isolati. Ok, avanziamo. Sono bene, ok. Cioè, sempre il bazookone, Sì, ok. Avanzo, Aia. A chi seguiamo noi? Ok. Non riuscivo a passare, Via libera! Avanzare, occhi aperti. Daniels, apri un barco. Il lanciatore. Occhio all'esplosione. Arrivo. Occhia miseria, ragazzi. Non vedo niente! Quindi è normale, non ti preoccupare. Allora. Ecco i tedeschi! Facciamoli fuori! Non si passa! Ma dove? Dobbiamo eliminare i trucchi! Aspetta, non li vedo. Aspetta. Il fumo si dirada! Allora, di là non c'è nessuno, ok. Arrivano altri! Ok. Grossetto, arrivo di qua, vai! Veramente ce ne sta uno là sopra, te lo voglio dire. Ok. Allora, facciamo così, guarda. Ecco, ok. Un fumogeno di segnalazione. Grazie, merci. Daniels, granate fumogeni. Vai. Lancio un fumogeno. Ok, ce ne stavamo là sopra. Dai. Ok, manca l'ho beccato a quello. Guarda, quello sta ancora là, E manco muore, incredibile. Sbrighiamo. Che dici, muori? Via muori? Libera. Raduniamoci. Mamma qui. Mia, ragazzi. Mi guarisco un attimo, scusate. Rogers, va avanti e controlla la prossima stanza. Signor sì. Aspetta, mi serve un po' di roba. Questo c'ha. Dobbiamo infilarci dentro uno alla volta. Sembra molto stretto. Non so. Che bello. Ti dicevo di metterti a dieta. Ah, molto simpatico. E non riesco a passare. Infatti stavo cercando di passare, non riuscivo a passare, vai. Qualcosa mi dice che resteremo bloccati. Merda! Qui mi serve aiuto. Aspetta. Credi di farcela? I crocchi sono dappertutto. Attenzione. Ok. Dove vado? Di qua? Davanti. Oh cavolo. Ho visto.
aspetta. Ok. Ancora! Ma che chiama? Questo va a muore. Oh. Ok. Mi devo un attimo curare. Aspetta che sto schiattando. Allora. Oh cavolo. Ok, ok, ok. Aspetta, aspetta. Vai. Vai, vai, aspetta. Se riesco a sparare forse ce la faccio. Vai. Manco per niente, proprio niente l'abbiamo fatto, eh. Non c'è munizioni, non c'è niente. Ecco a te. Aspetta. Ok. Mi servono munizioni, mi servono munizioni. C'è qualcuno che c'ha munizioni? Ok, devo cambiare arma. No, il bazooka lo voglio. Ah, vabbè. E non posso sparare. Attenzione. Ok. Aspetta, vediamo. Ok. L'ho beccato, penso. Ok, beccati anche questi, eh. Ho munizioni da darti, soldato. Ok, dove stanno le munizioni? Guarda, se me le dai mi fa un piacere. Ok. Vabbè, però se scappate non le becco le munizioni. L'albergo è là. Teniamo un basso profilo. Mi servono colpi, tenente. Tieni, Daniels. C'è un basso profilo in che senso? Cos'è questo? Aspetta, vedete se c'è qualche arma. Porca paletta, ragazzi, io adoro guidare i carri armati. Ma per finta, naturalmente, anche perché forse penso che non ne sarei neanche capace nella vita reale. Ok, ragazzi, anche questa parte termina qui. Naturalmente, come al solito, un video, come se non mettere un bel pollice in su per commento, vi piace, fatemi sapere la cosa. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye.